Oggi Salerno festeggia la ricorrenza della capitale d'Italia e oggi come non mai la dignità nazionale è messa a dura prova da questa vicenda dei Marò. Noi abbiamo ritenuto opportuno sensibilizzare l'opinione pubblica e anche l'amministrazione su questa vicenda perché questo drappo che abbiamo esposto vuole essere un ricordo alla cittadinanza ma anche un ricordo all'amministrazione che già in passato aveva esposto il drappo e che probabilmente ora lo tiene in un cassetto impolverato. Crediamo che oggi sia il momento di tirarlo fuori, di parlare tutti lo stesso linguaggio di vicinanza e di unitarietà. Secondo lei perché l'amministrazione ha preso questa decisione di togliere questo drappo? Ma è una decisione che a noi veramente ci coglie così impreparati, perché significa una mancanza di sensibilità, soprattutto in questo giorno che simboleggia in qualche modo la conquista della libertà, anche se in contesti storici diversi, ma c'è questo minimo comune denominatore che è la libertà, libertà per i Marò che ancora sono reclusi in una terra straniera illegittimamente, perché hanno reclusi per aver svolto legittimamente quello che è il loro lavoro. Per cui ci è sembrato, come diceva il collega Dinolfi, opportuno oggi più che mai esporre questo drappo e l'insensibilità dell'amministrazione comunale certamente ci colpisce particolarmente.